Questo è un racconto di una puntata specialissima, bellissima, perché ci immergiamo nel passato, ma nella realtà è un'immersione che serve per raccontare quanto vale conoscere il passato e come cercare di recuperarlo rispetto al futuro. Allora, dov'è che siamo, Jessica? Ci troviamo al Museo del Rame e degli Antichi Mestieri a Di Pignano. Perfetto. Oh, teniamo conto che abbiamo tre sedi, due operative particolarmente, perché a Di Pignano c'è appunto il rame e tanto altro, come poi vedrete. A Tessano ci sono soprattutto gli antichi mestieri, però è in arrivo anche, Jessica, leggo qui. Sì, un nuovo progetto, esatto, a Laurignano. Allora, del museo all'aperto, sì, che è un bellissimo posto. Devo tutto questo, però adesso tanto non ci sente, lo dobbiamo a Domenico Guzzo, che è il a capo della fondazione che gestisce tutto questo e che poi nella sua vita professionale è un grande, importante chirurgo. Io ne so qualcosa perché mi ha tagliato a suo tempo, se mi sente mi uccide. C'è un'esperienza diretta. Oh, allora, la cosa bella però, Jessica, è che vedremo tante occasioni di riferimento antico che invece andrebbero poi recuperate al di là di visitarle. Sì, assolutamente, anche perché noi abbiamo già sbirciato qualcosina, però il punto è proprio questo, che magari ci sono tante arti e tanti mestieri che nel tempo stiamo perdendo, giusto, e che appunto dovremmo comunque magari valorizzare o comunque introdurre a livello di laboratorio nelle scuole per poterli far conoscere ai ragazzi, quindi penso sia per proprio recuperarli, per recuperarli un buon progetto a cui pensare. Bellissima idea. Allora, adesso andremo in giro, naturalmente facendoci condurre da chi magnificamente gestisce e continua a far sì che tutto questo sia un grande orgoglio per il territorio, ma nella realtà poi per tutta la regione. Come al solito il nostro grande e viva! Oh, ma poi tutto questo, Jessica, esiste perché alla base, all'origine, l'impegno, la tenacia, lo dobbiamo, non gli piace molto in genere quando io esagero sotto questo aspetto, ma lo dobbiamo a questo signore, lo chiamiamo signore, tanto sotto nel sottopancia leggete tutto. Ho fatto fare due sottopancia, uno come presidente della fondazione, l'altro sottopancia per la tua attività professionale. Allora, Guglielmo, so che a te non ti piace, però noi dobbiamo incominciare a capire tutto questo, l'idea, come ti è venuta, come l'hai vissuta, come l'hai avviata. A prescindere dall'esagerazione che tu metti nelle tue cose, lo si vede, perché un enogastronomo che lo vedi smagrito non è un buon biglietto da visita. L'idea del museo di Pignano nasce negli anni, dai tempi, quanto Di Pignano è in effetti il paese del rame. Non a caso il museo si chiama Museo del Rame e vedremo il rame nell'altra sede. Io ho vissuto a Di Pignano dal 1980 e già fin da allora ho sentito parlare sempre di rame, di museo, di esposizioni. In effetti ci sono stati tanti tentativi. Facendo il sindaco dal 2009 al 2018 mi è stato possibile, con finanziamenti prima europei e poi con fondi comunali, ma soprattutto con donazioni volontarie, realizzare questo sogno mio per un certo aspetto, ma soprattutto un sogno di tutti i cittadini di Di Pignano, di vedere tutto quello che era bagaglio culturale dei loro avi, dei loro nonni, se non dei loro genitori, realizzato in una location che è organizzata e soprattutto è strutturata ai fini didattici, perché i maggior fruitori o utenti, che si dica, di questo luogo sono i ragazzi e quelli che visitano, soprattutto oltre i passanti che visitano, certo, le varie trattorie, le varie trattorie di Di Pignano, perché c'è una bella tradizione gastronomica.
oltre i nostri parenti che ritornano ciclicamente dalle Americhe oppure dai paesi europei, non dimentichiamo che la nostra cultura è stata travagliata da una forte migrazione di persone che ritornano e sperano di trovare quello che hanno lasciato, in effetti non trovano, ma soprattutto i fruitori sono i ragazzi delle scuole, e a incominciare dal salone, che è multimediale, qui trovate la videoproiezione, non solo, ma c'è già una linea wifi, per cui siamo pronti a qualsiasi evoluzione. E certo è giovane, il museo è giovane, è recente, è nato da pochissimo, per cui tante cose sono nei vari progetti. Però il problema dei progetti è questo: intanto la rete museale di Di Pignano entra nella rete museale regionale, siamo alle fasi conclusive dell'accreditamento. Siamo stati accreditati come fondazione, perché il museo lo gestisce la Fondazione del Rame degli Antichi Mestieri, la stessa toponomastica che collega le due cose, è stata già riconosciuta come personalità giuridica dalla prefettura, e siamo all'ultima fase del riconoscimento e ufficiale dell'iscrizione nel registro unico nazionale, il RUNZU, da parte del Ministero del Lavoro. Tutto questo, oltre che essere un bagaglio culturale, diventerà sicuramente un'attività che deve essere anche produttiva, come volano per un'economia che stenta a decollare, ma che deve trovare radici proprio in queste cose, perché il turismo, le visite, la gastronomia per i nostri territori non posso che non essere un volano, certo, per migliorare delle performance che ancora non sono proprio eccezionali. Beh, questa è una grande soddisfazione, perché al di là di essere appassionato, al di là del tuo vissuto da sindaco, poi nella realtà tu lo stai portando avanti, devo dire anche con la capacità di coinvolgere donazioni, persone che si sentono ormai consapevoli del valore di tutto questo, perché nella brochure c'è scritto questo aspetto, non a caso, quante donazioni, quante situazioni vi sono vicine. Io parto dal presupposto che i solisti, oltre che fare dei concerti molto belli, vengono limitati. L'azione corale, un'orchestra deve essere corale. Voler centrare un aspetto culturale, mediatico, qualsiasi cosa su una sola persona non si va da nessuna parte. E facendo un'azione corale con gli enti preposti, ma soprattutto non dimentichiamo che il museo è del comune di Di Pignano, per certo, cui noi ci siamo oggi, ma la grandezza di una cosa è quando c'è qualcosa di stabile, qualcosa di strutturato che incomincia a entrare poi nella cultura. In effetti a Di Pignano un museo non è mai partito, perché non è mai stato corale, perché è stato legato ad aspetti particolari, a una... Ecco, noi stiamo cercando di costruire qualcosa di grande respiro. Esatto, ecco, il grande intervento di, respiro. Di fatto. Anche il voler, un po' per caso, perché quando tu hai i pezzi li devi esporre, certo, li devi ordinare, ma soprattutto cercare e immaginare tutti gli aspetti della vita di una volta, che sia contadina, che sia rurale, che sia paesana, che sia artigianale. Non dimentichiamo che qui siamo a Tessano, certo, a Tessano ci sono tre eccellenze. Un'eccellenza storica, i scalpellini più bravi sì, della provincia erano di Tessano, adesso non ce ne sono più. Il pane da Amailla, sì, famoso pane della Amailla, che poi è stato copiato, è nato a Tessano, e qui ancora c'è il pane di Tessano, è famoso. Bene. La terza cosa importante, a Tessano oggi ce n'è uno solo,
un ristorante, ma se ci spostiamo più giù ce ne sono due, certo. Se poi saliamo ancora ce ne sono tre. Non abbiamo qui il ristorante Livio, ma certo. Soprattutto a Di Pignano abbiamo il ristorante del cugino, certo. Che è stato il primo fast food. Quanti fast food non c'erano, perché con 1.000 lire arrivavi lì e ti dava tutto quello che volevi. Certo. Cioè, incredibile, nel senso che non c'era il menù, c'erano 1.000 lire che tu ti fornivano tante le cornie, naturalmente legate al paesaggio, legate alle stagioni e non a, certo, a ordinazioni diverse. Ordinazione certo. Gourmet che ti porta eccellenze, ma è tutto un altro discorso. Ecco, questa è una grande storia, la capacità veramente. Noi qui dentro nel girare, adesso lo vedremo accompagnato da Guglielmo, ma vedremo anche nell'altro, poi perché adesso noi stiamo parlando, siamo in quel di Tezzano, poi ci sposteremo a Di Pignano, c'è però un fascino che prende subito, dico bene? Sì, assolutamente sì, perché comunque si respira veramente l'aria del passato e di quelle tradizioni che magari adesso, diciamo, lentamente si sono perse, quindi l'idea, ecco, di poter entrare in un luogo e poter vedere magari strumenti del passato antichi utilizzati dai nostri antenati e vederli appunto, conoscerli in una chiave moderna come li conosciamo noi, insomma è veramente qualcosa di emozionante, certo, perché riscopriamo veramente cose che magari tuttora, cioè oggi non si utilizzano più, quindi... Questa è una grande cosa. Sì, Oh, lo so che non lo diresti neanche sotto tortura, ma delle varie stanze, qui piuttosto che nell'altro di Pignano, c'è un oggetto, una cosa a cui sei legato per motivi storici o perché è un recupero che non ti aspettavi e l'hai fatto o ti è stato donato? Ma sono è come un figlio speciale. Non è perché io non lo dico sotto tortura, ma sono ogni pezzo ha un aneddoto. Ogni pezzo ha una storia, ogni pezzo appartiene a persone legate affettivamente, ma soprattutto legato a situazioni. Ogni donazione ha un motivo personale. Bellissimo, personale. Quindi è un richiamo. Il momento in cui queste. Io ho avuto il grosso della falegnameria è stato donato da un personaggio che si aggirava fra questi oggetti e ha deciso che tutto il bagaglio che aveva doveva entrare nel Museo di Pignano, lo vedremo a Di Pignano. Bellissimo. Personalmente posso dire solo una cosa, mio padre aveva il famoso palmiento, l'ho smontato e l'ho rimontato qui. Bellissimo. L'hai smontato, l'hai fatto proprio? Sì, perché ci sono delle pietre molto caratteristiche che non si trovano, non le ho viste in nessuna parte dei musei italiani. Il gocciolatoio del mosto, della raccolta della goccia di mosto, come il raccoglitore della goccia, la ladra per esempio, certo. Lo facciamo lì. Vedere mentre dopo, parliamo, faremo vedere le sono tutti dietro. Piccoli particolari che non sono legati a un motivo particolare o perché uno è pignolo e avaro e che vuole tutto, no, è dovuto alla necessità della preziosità di quello che veniva fatto e che nulla andava perduto. E nulla andava perduto, certo. Perché era essenziale, soprattutto negli anni fra le guerre o nell'antico, dove non c'era veramente opulenza e benessere, certo. Anche una goccia nulla. D'olio valeva. Era. È il famoso l'isca di pesce del film, mi pare, Novecento. Sì, è vero, bellissimo. Che c'era... Il pane da solo. Non aveva gusto, ma passato sulla lisca di pesce riprendeva un pochettino di sapore. Grande lezione. Oh, adesso lo giriamo, però intanto, anche mentre nella nostra intervista avete visto alle spalle alcune delle citazioni che Guglielmo ha fatto, per cui andiamo a girare, come sempre un nostro grande. Evviva! Evviva, lo diciamo noi a lui. Rossella, nella realtà, è l'anima vivente di questo
museo, perché innanzitutto tutto il lavoro di catalogazione e quant'altro seguire potrebbe raccontarci di ogni singolo oggetto. Allora, innanzitutto sei qui da sempre, possiamo dire. Buongiorno a tutti, benvenuti al Museo del Rame e degli Antichi Mestieri. L'esposizione si articola in diverse sale, nelle quali è possibile fare un viaggio nel tempo e soprattutto scoprire gli antichi saperi dei nostri avi. Il percorso espositivo conduce il visitatore lungo il percorso, diciamo lungo il filo della memoria, mentre gli antichi attrezzi e utensili raccontano storie, diciamo, per non dimenticare. La sala del grano mostra tutte le fasi di lavorazione di questo cereale, dalla ratura alla panificazione. Sono presenti diversi tipi di aratri, l'attrezzo appunto più importante della storia della civiltà. Grazie al suo avvento è stato possibile infatti dissodare il terreno ad una certa profondità, ottenendo in tal modo raccolti più sicuri ed abbondanti. Ma la sala presenta inoltre diverse fasi di lavorazione, come la lavorazione come la trebbiatura, la fase molto importante, ed è presente un mulino ad acqua, di cui ovviamente il mulino è descritto nel trattato di architettura di Vitruvio. Ma le sale diciamo che espongono diversi attrezzi e diversi utensili. La sala della filiera del vino mostra, diciamo che ci fa immergere in un viaggio nel mondo appunto del vino e nella sua trasformazione. Sono presenti diversi attrezzi e utensili per quanto riguarda la lavorazione, la trasformazione del vino e appunto la conservazione. Anche tipi di botti diversi, non è esatto, sono presenti diversi tipi di botte, soprattutto un antico otre molto importante perché serviva ovviamente per la conservazione del vino e soprattutto rivestito ovviamente con pelle di capra, addirittura speciali. Ma è presente inoltre una sala molto importante che è la sala che accoglie ovviamente il pubblico, questa sala presenta una trebbia molto importante datata 1939, è una trebbia modello Mansal, questa trebbia ovviamente particolare in quanto smontabile, ma la sala presenta diversi attrezzi e soprattutto una ruota di un mulino ad acqua, una ruota orizzontale, sì, molto interessante. Sala piccola invece, che io dico piccola, ma si fa bene. Una sala altrettanto importante, quella sala invece raccoglie, diciamo, utensili che venivano ovviamente lavorati dagli impagliatori, ovviamente, e venivano utilizzate delle fibre dei fasci di salice con i quali ovviamente venivano creati appunto questi panieri. Quindi quante sale complessivamente qui abbiamo? Allora, qua abbiamo all'incirca 6 sale, poi abbiamo un museo del rame. Andremo a visitare. Allora, lì invece si articola su due livelli ed è un museo molto interessante anche quello, perché diciamo che è un palazzo ovviamente antichissimo, risale al XVIII secolo e apparteneva alla famiglia degli Albi Marini. Diciamo che il museo si articola, quello di Dipignano ovviamente racconta la storia dei calderai, famosa. Da cui partivano da Dipignano e andavano dappertutto, diciamo, i calderai, sì. Per le quadre famose da mettere a posto, esatto. o prepararle proprio. Esatto, perché diciamo che il Dipignano rappresenta proprio la patria dei calderai, e i calderai erano mestierandi girovi, che portavano la loro maestria fuori dal loro paese. Che ci hai raccontato, che avevano un loro linguaggio. Sì, allora i calderai, per non farci capire dei loro segreti. Esatto, il calderaio parlava l'ammashkande, ovviamente un antico gergo, ammashkande, esatto, un antico gergo ovviamente coniato appunto dai calderai per non farsi comprendere quindi dagli altri artigiani, specialmente dai concorrenti e dai clienti. Una parola di questa ammashkande. Sì, vi faccio un esempio, allora il tostaorzo veniva chiamato spitillo. Spitillo. Io poteva sapere solo. Esatto, era una parlata appunto mascherata. Okay. Il martello, cugnavutta, quindi ci sono tanti termini ovviamente che venivano utilizzati dai calderai. Ma adesso, diciamo, tutto questo non c'è oggetto, angolo, eccetera, che tu non conosca. Esatto, questo lavoro lo svolgo con molta dedizione perché dietro, come dicevo prima, dietro ad ogni pezzo c'è tanta storia e soprattutto è importante far, diciamo, trasmettere queste tradizioni alle nuove generazioni, specialmente alle nuove generazioni, inculcare questi, diciamo. Però una cosa, lo so, l'ho anche chiesto prima
al nostro amico Guzzo, però c'è, lui non si è lasciato coinvolgere dalla mia provocazione, ma tu hai un pezzo, un angolo, un qualcosa per tuo ricordo, passione, amore, che non che ti piaccia più degli altri, ma che qualcosa che mi stia a cuore, sì. Qualcosa che mi stia a cuore. Beh, diciamo che qua c'è un pezzo del mio cuore, in effetti, bellissimo. Perché possiamo dire, no, sì. Sì, a me piace molto, diciamo, questo spazio del mulino. Mi piace molto, sì. Ecco perché quando siamo entrati hai provocato il nostro Vittorio dicendo sì. Voglio mettermi là. Ma tanto Vittorio mi piace molto, sì, la storia del mulino, proprio la tradizione, diciamo, dell'arte del pane. Sì. Come poi ricordiamo il pane di Tessano. Ricordiamo il pane di Tessano, certo, sì, ovviamente. Poi la lavorazione con la Maillo, ovviamente la madia. Certo, grande livello. Avete capito che è un'enciclopedia vivente di questo museo, di questi musei, perché museo è uno, ma poi sono tanti. Esatto, anche perché a Di Pignano abbiamo anche la sala della tessitura, certo, molto importante. Adesso racconteremo tutto, facciamo vedere tutto. Esatto. Io saluto sempre con un grande viva. Evviva! Vincenzo, prosegue il nostro giro all'interno del Museo del Rame e dei Mestieri Antichi. Mi sembra un'ottima occasione, comunque, essendo qui a Di Pignano, di poter parlare anche dei tuoi prodotti e del collegamento, ecco, tra i tuoi prodotti e le tradizioni, appunto, di questo territorio con Alarico. Sì, allora, a parte questo museo che è meraviglioso ed è da visitare, ma anche da premiare e da incrementare, perché veramente è un tuffo nei tempi antichi. Ho sentito il profumo di mio nonno, ho sentito la tradizione delle nostre famiglie, di quello che veramente è stato il nostro passato e che sarebbe bellissimo da presentare ai nostri figli per far capire com'era la vita e com'erano i valori di un tempo dove gli oggetti non erano un usa e getta, ma erano oggetti che venivano utilizzati e avevano un grande valore intrinseco perché erano fonte di sostentamento ed erano preziosi nella loro artigianalità meravigliosa, dove c'era genialità in tutto quello che veniva fatto. Esatto, anche perché ogni oggetto ha una storia, al di là della sua funzione. Perfetto, e qui c'è veramente tanta storia. È bellissimo questo concetto che il dottor Guzzo ha voluto realizzare e che con tanta caparbietà e con tanto affetto sta portando avanti, perché secondo me lui ha una visione, ha una passione, e con lui abbiamo avuto la possibilità di parlare di Alarico, perché il tesoro di Alarico ha dei riferimenti a questa area, a questa zona, e quindi ne parleremo con lui successivamente, con perché lui e Bruno ci spiegherà in base a questa teoria perché questo prezioso tesoro potrebbe essere legato a questo meraviglioso territorio, alle nostre parti. Quindi lo scopriremo insieme a loro e salutiamo con un grande evviva. Io penso, Vincenzo, che veramente senza nessuna preparazione, ma questo fatto di ritrovarci qui a Di Pignano, prima a Tessano, quindi con il Museo del Rame, degli Antichi Mestieri, ma il richiamo ad Alarico, perché io ricordo che ebbi questo richiamo, mi fece vedere l'amico Guzzo, un luogo incredibile sotto al Laurignano, è veramente una cosa come ad hoc si è venuta a creare. È vero, ma diciamo che è stato il sogno dei miei prodotti quando ho iniziato a immaginarli e a crearli, di poter parlare della nostra storia antica e di coinvolgere tante belle intelligenze che intorno a questa stanno studiando, da Re Italo, da Alarico, a Donna Bettia. Certo. E quindi è bello poi poter incontrare chi prima di me e in modo molto più professionale ha studiato questi fenomeni, ha studiato questi
settori, per cui c'è solo da apprendere e sperare che magari con un prodotto goliardico, quale può essere un liquore, si possa coinvolgere i giovani a capire e a approfondire e a far diventare questi personaggi e queste nostre memorie storiche qualcosa di tangibile e magari incuriosirli a venire a cercare le loro origini e le loro radici anche in questo luogo meraviglioso che il dottor Guzzo così sapientemente ha saputo costruire. Ma perché sin dall'inizio hai avuto questo coinvolgimento? Io ricordo quando mi hai portato in un luogo magico che cioè, voglio dire, una passione, cosa avviene? La sua Alarico? Alarico fa parte di ogni cosentino, non c'è cosa a Cosenza che non ti porta da Alarico, non c'è politico, non c'è sindaco, non c'è che cerca una certa correlazione con la storia forse importante o forse più importante dei Bruzi, della cittadina. La vita è fatta di incontri, è fatta di occasioni, è fatta di cose fortuite. Io ho avuto modo di incontrarmi con la storia di Alarico negli anni '80, quando furono rinvenuti dei pezzi del paleolitico antico in una zona di Laurignano, la Profenna. Poi sono venuto a trovare questi cocci in una casa custoditi gelosamente da un personaggio a cui erano stati affidati delle belle arti. Non ho capito perché, non ho capito quali interessi la scoperta di alcuni reperti archeologici potessero creare o disturbare in una piccola comunità come Laurignano. Vidi questi pezzi e ne rimasi estasiato. Poi li rincontrai sulla cronaca nera di fatto magico dei giornali calabresi, anche a livello nazionale, dove questi pezzi vennero riportati alla luce come pezzi trafugati, in effetti erano consegnati. La prova era stata allontanata da quella casa per altri fatti che non posso dire. Per cui ho incominciato anche a ragionare, soprattutto in questo periodo di allestimento del museo, come la storia e i reperti diciamo di testimonianze antiche possono ritornare. Una cosa è certa, che da Cosenza al Savuto, dove c'è il valico che tutti hanno, Annibale, c'è il ponte di Annibali a Malito, c'è Malito il suo nome, Malaitum, è andata male, che proferì, mi pare Annibale, perché Pirro è un'altra parte, la battaglia di Annibale che perse lì. I ponti che si trovano a Di Pignano, che si trovano a Paterno e si trovano sul Savuto. Questo descrive un percorso, e allora se c'è un percorso, un condottiero alla fine dei suoi giorni perché malato, perché doveva passare dentro Cosenza e non passare da una strada secondaria come quella che poteva essere la strada che costeggia il Gias, il valico del Savuto? E se in effetti i resti di Alarico e sepolto in mezzo al fiume o in mezzo ai due fiumi? Certo. Al fiume, il fiume era il Busento, ma il Busento era anche il Ghiassa, perché una volta il Ghiassa non esisteva. Sono tutti questi ragionamenti che una suggestione per certi possono versi, in maniera suggestiva, far fare dei ragionamenti. In effetti, allora, troviamo dei pezzi del Neolitico anche più recenti, una zona archeologica di un comune come Di Pignano dove ci sono queste tracce, addirittura ci potrebbero anche essere, perlomeno i pavimenti sono così, delle case romane distrutte da un terremoto nel 600 d.C., c'è una vecchia chiesa di Rupate, ci sono tanti reperti. Ora, perché non ragionare, cercare anche in queste zone? È un punto.
È un bellissimo punto di domanda. Grande ma al di là dell'interrogativo, io dico, Vincenzo, che è lo stimolo culturale, suggestivo anche, però poi anche di conoscere la storia e, come giustamente ricordavamo, le persone, i giovani, sentire un'identità maggiore con il territorio dove vivono. Assolutamente, ma il fatto stesso che abbandoniamo tutte queste opportunità che il dottore ci ha già illustrato è il pensiero, perché c'è un dato che se Alarico ha fatto quello che ha fatto a Roma e quindi rubando grandi tesori ed è morto in quest'area, sicuramente ci troviamo di fronte a uno dei tesori più grandi, certo, che ci possano essere, o almeno con dei beni come io penso alla menorah, perché da allora è stata, certo, smarrita, che potrebbe essere nel suo tesoro funerario, e quindi sono di un'importanza strategica e culturale oggi veramente importanti. E questa considerazione che condividiamo, no, sulla possibilità che la leggenda ha sempre qualcosa di vero e qualcosa di inventato. Beh, è la bellezza della leggenda. Sì, la confluenza del Crati e del Brusento, certo, è molto più logico da un punto di vista toponomastico immaginarlo invece nella confluenza fra il Ghiassa, questo torrente, certo, che poi è anche un fiume, anche perché le gole del Ghiassa in questa zona sono abbastanza ripide, quindi era più facile raggiungere quelle zone per mettere in terra il proprio condottiero per non essere, sì, ritrovato. Ma la bellezza sta in questo. La bellezza sta in questo sogno di poter ricostruire, ritrovare qualcosa che possa diventare veramente uno dei tesori più importanti che esistano, e quindi poter discutere con persone che stanno studiando di Alarico, di questa grande opportunità che la nostra regione potrebbe avere. Ma la preghiera è quella di far cultura su queste cose, analizzarle e studiarle, non abbandonarle, certo, come stiamo continuando, certo, a fare, perché questo è veramente un impoverimento che il nostro territorio non si può più permettere. Insomma, ti coinvolgeremo anche in questo. Ci sarà un racconto storico su questo. Vabbè, come tua passione, Santa Messa Profilo. Ci sta. Andrebbe bello, sarebbe bello andare sul posto. Allora, è vero? Questo sono d'accordo. Però noi, alla fine di tutto questo, ci sono tante realtà enogastronomiche nella zona. Noi apriremo questo e lo accompagneremo al famoso pan di Spagna locale, che non ha niente a che vedere con il vostro, il nostro immaginario del pan di Spagna di base per i normali dolci, perché quello è alto, sofficissimo, grandioso, dico bene? Con le uova nostrane. Non a caso. Sì. Con una morbidezza enorme. No? Una lievitazione naturale. È un profumo eccezionale. Ho un ricordo, no, perdonami, bellissimo, sì, questo lo devo raccontare, perché, ah, sì, è un ricordo bellissimo di una cugina di mio padre. Che faceva? Che faceva questo pan di Spagna, io da bambino ce lo regalava, i, certo, profumi quando entravo in casa sua erano meravigliosi, e ricordo la mia mano che veniva messa su questo pan di Spagna, dove rimaneva l'impronta, e poi tornava, perché era soffice, ed aveva dei profumi. Ci abbiamo un solo problema. Meravigliosi. Un solo problema, che noi brinderemo e con il pan di Spagna, invece la mia cara assistente Jessica non lo potrà mangiare, perché essendo celiaca, una volta tanto mi prenderò la soddisfazione di dire no, non l'hai mangiato. Grande viva! Evviva! Sulla celiachia, e in questo momento ci troviamo in compagnia del dottor Giuffrè, un altro membro del comitato scientifico di AIC Calabria, esperto appunto in scienze dell'alimentazione e soprattutto biologo nutrizionista, che ci guiderà adesso alla scoperta appunto della dieta e di tutto il regime alimentare che deve essere necessariamente, ricordiamo, seguito dai celiaci al fine appunto di mantenere un ottimo stato di salute. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Perciò. Perciò, capiamo innanzitutto che cos'è questa dieta che poi nello specifico deve essere appunto seguita, ricordiamo, dai celiaci. Quindi sappiamo, ormai se ne parla da tanto tempo, che innanzitutto una corretta alimentazione può essere vista come una
un'ottima prevenzione per l'insorgenza in generale di qualsiasi patologia, oppure anche come aiuto per la cura di una patologia. Nel caso specifico della celiachia sappiamo che l'unica cura, in realtà non esiste una cura di tipo farmacologico, quindi l'unica cura è riuscire ad escludere completamente il glutine nella propria alimentazione. Bisognerà farlo ovviamente per tutta la vita, quindi è una dieta, chiamiamola specifica, che bisognerà seguire per tutta la propria vita. E ricordiamo in particolar modo il glutine, cosa è in contenuto? Nei cereali? Quali tipi di cereali? Perciò una difficoltà, premetto, che forse rende difficile seguire un'alimentazione senza glutine, soprattutto per noi, diciamo, italiani e del bacino mediterraneo, è che abbiamo l'idea ovviamente che la migliore alimentazione è la dieta mediterranea, che si basa soprattutto sul consumo di cereali, quindi grano. Purtroppo il grano è uno dei cereali che dovrà essere totalmente escluso dalla propria alimentazione, proprio perché contiene glutine. Insieme però al grano, altri cereali come il farro, l'orzo, dovranno appunto essere totalmente esclusi dalla propria alimentazione. Esclusi, però chiaramente sostituiti con altri cereali, vero? Esatto, infatti. Un altro aspetto importante da tenere presente è che in un'alimentazione di qualsiasi persona l'apporto di carboidrati è fondamentale. Quindi i carboidrati li troviamo principalmente nei cereali, quindi i celiaci dovranno sostituire i cereali che non potranno consumare con altri cereali permessi, quali il riso, il grano saraceno, il mais, oppure la famiglia dei cosiddetti pseudo cereali, come per esempio la quinoa e l'amaranto, che anzi hanno proprietà nutrizionali superiori, se vogliamo, anche allo stesso grano che i celiaci dovranno escludere dalla propria alimentazione. Chiaro. Ricordiamo però effettivamente, come ci aveva anticipato in un'altra puntata la dottoressa Bellantoni, che la dieta senza glutine non è una dieta che adatta a tutte le altre persone, nel senso che è una dieta specifica che chiaramente apporta dei miglioramenti a chi soffre di questa patologia. Infatti ultimamente si parlava più o meno di una moda dell'intraprendere questo tipo di dieta, ma chiaramente lei ci dice che non è corretto, vero? Diciamo che ovviamente per il celiaco deve essere seguita rigorosamente questa stessa dieta, no? E appunto sta diventando purtroppo una dieta, diciamo, alla moda, importata un po', come spesso queste mode, dagli Stati Uniti, perché si ritiene che mangiare senza glutine sia un qualcosa di più salutare. Ma in realtà, per chi non è celiaco, non è necessario che avvenga questo. Oltretutto, ci tengo a precisare che sarebbe bene per il celiaco innanzitutto utilizzare gli alimenti naturalmente senza glutine all'interno della propria alimentazione, proprio perché questi sono sicuramente anche più genuini, e quindi non rivolgere la propria alimentazione solo a dei prodotti, diciamo, ottenuti da grandi industriali, perché questi hanno molti additivi e a volte questo comporta anche dei disturbi di natura gastrointestinale. Sì, certo, quindi per quanto possano essere una soluzione, ma in realtà non è una soluzione ottimale. Visto che appunto si tratta appunto di cibo, una delle più grandi paure appunto dei celiaci è quella di scontrarsi con la cosiddetta contaminazione, quindi di poter ingerire accidentalmente, chiaramente nella maggior parte delle volte, il glutine. Ma perché spaventa così tanto? Allora, la contaminazione è un aspetto effettivamente importante quando parliamo di dieta senza glutine, proprio perché diciamo scientificamente è stato dimostrato che piccolissime introduzioni di glutine consecutive, diciamo giornaliere, nella nostra alimentazione potrebbero reinnescare lo stato infiammatorio intestinale. E allora bisogna fare veramente attenzione che questo, diciamo, non avvenga. Come si fa questo? Qualsiasi prodotto che ha subito una lavorazione, diciamo, industriale, per essere acquistato con sicurezza
è necessario che questo prodotto sull'etichetta, diciamo, nutrizionale venga riportata la dicitura senza glutine, oppure ci sia la spiga barrata, diciamo, dell'Associazione Italiana Celiachia che garantisca la non contaminazione. E quindi in tal modo il celiaco può essere tranquillo che non andrà incontro anche a una contaminazione, un'introduzione, diciamo, di glutine accidentale. Perché ricordiamo effettivamente che l'Associazione Italiana Celiachia punta fondamentalmente a rendere i prodotti, ma anche l'alimentazione fuori casa, sicure, esatto. Renderle sicure in modo tale da rendere anche il celiaco stesso sicuro nel momento in cui appunto deve consumare dei pasti. E concludiamo magari questa rubrica con un riferimento alla sua esperienza personale da biologo nutrizionista. Siccome appunto c'è questo cambio di dieta nei suoi pazienti, che chiaramente è forzato, potremmo dire, lei ha mai trovato delle resistenze o magari comunque una difficoltà dei pazienti ad adattarsi, magari perché per questioni di gusto non piace, e quindi così il piano alimentare magari diventa più difficile da costruire? Allora, qualche difficoltà inizialmente ovviamente si riscontra, anche se devo dire che una volta compreso esattamente come bisognerà alimentarsi e comprendendo anche che questa nuova alimentazione apporterà dei benefici anche immediati, quindi comporterà minori disturbi soprattutto gastrointestinali o un ripristino dei valori anche ematici, nella mia esperienza personale, diciamo, quasi tutti i pazienti concordano, diciamo, certo, che questa sarà la loro nuova alimentazione, per cui devo dire che tantissimi celiaci accettano, e del resto non può, bisogna accettare la situazione, ecco, per vivere meglio e soprattutto tornare a una piena normalità, ecco, questo aspetto. La dieta senza glutine ci fa tornare sì, questo è l'aspetto più importante, esatto. Ecco. Va bene, anche perché poi dobbiamo ricordare che i piani alimentari sono chiaramente costruiti in base alla persona, certo, e chiaramente ai suoi gusti, per cui va bene così, ecco, diciamo. Ringraziamo allora lei di essere stato presente con noi e averci chiarito tutti questi aspetti sulla dieta, e noi proseguiamo con la nostra rubrica e tanti altri ospiti. Grazie, arrivederci. L'argomento di oggi di Turismo dei Gusto con Deborah Calomino è molto molto interessante, perché anche qui qualcuno potrebbe dire è venuto fuori di moda. No, nella realtà è sempre esistito, solo che non veniva riconosciuto ed estrapolato, Deborah, posso dire così, perché oggi di cosa ci vuoi raccontare? Allora, oggi mi piacerebbe parlare di turismo delle radici, che è una forma di turismo molto interessante e ricca di emozioni. Io ne parlo nel libro, racconto nel libro, al di là di spiegare di cosa si tratta, parlo di un'esperienza che io ho vissuto riguardo, certo, il turismo delle radici. Di cosa si tratta innanzitutto? È un viaggio alla scoperta delle origini familiari. Certamente. Quindi è molto molto importante poter aiutare questa tipologia di turisti ad andare alla ricerca delle origini e delle radici. Radici di cosa? Radici della famiglia, radici familiari. Al di là di essere nato o meno in quel posto, ma è l'aspetto familiare complessivamente che conta. Assolutamente. Considera, Bruno, che negli anni comunque dopo la guerra siamo partiti in tanti. Certo. E quindi quanti di questi hanno lasciato familiari qui? E quanti vogliono ritornare, ma non per trasferirsi in Italia, ma per andare a conoscere, conoscere i parenti, i nipoti, i pronipoti. Io ho avuto la fortuna, Bruno, di partecipare a questo studio, il primo rapporto sul turismo delle radici. Io qui ho elaborato un caso legato al wedding tourism, ho intervistato due operatori del settore che si occupano di questo. Il libro però è scritto dalla professoressa Sonia Ferrari e dalla dottoressa Tiziana Nicotela, certo, ed è proprio uno studio approfondito su questo fenomeno del turismo delle radici.
quindi sono andati ad analizzare e a fare proprio dei questionari alle persone interessate, quindi certo. in questo manuale noi abbiamo proprio un quadro completo di quello che è lo stato dell'arte del turismo delle radici. Ecco, quando tu accennavi alla tua esperienza di wedding, nel senso che il wedding è stato il dopo, il fatto di un matrimonio che si sia, immagino, effettuato con un riferimento alla famiglia. Due, esattamente, alla famiglia, sì, per sì. cui si intrecciano varie situazioni poi alla fine. Sì, sì, poi alla fine questa forma di turismo in qualche modo si interseca con qualche altra forma di turismo, certo. come quella del turismo matrimoniale. Giusto. Il fatto di comunque decidere di sposarsi nel paesino certo. dove sono sposati i nonni, certo, o certo. dove magari ci sono i parenti, sì, ha un grande fascino e i nostri paesini, i nostri borghi devono sicuramente sì, sì, sì. puntare anche su queste forme di viaggio, su è queste bene. Forme di turismo, quindi quando si vanno a fare delle strategie di promozione territoriale bisogna pensare anche a queste nicchie, perché ogni paesino, e noi ci riferiamo oggi alla Calabria ma si può estendere a tutto il mondo, ogni paesino ha sicuramente degli emigrati, ha sicuramente dei discendenti che vogliono venire a conoscere i luoghi. Sì, anche io poi penso anche a dei figli, per esempio, di genitori che si sono spostati ma che i figli sono nati altrove, lontano, soprattutto nel continente, come si suol dirci, una volta si diceva, e quindi non conoscono neanche il paese di origine dei propri parenti più stretti o genitori, per cui c'è una logica complessiva, quindi diventa in alcuni casi anche un fatto economico interessante, sì, è un fatto economico sotto, importante. Però deve essere ben gestito. Assolutamente, bisogna innanzitutto conoscere il fenomeno, quindi gli operatori dovrebbero perlomeno anche formarsi in questo senso, anche perché chi viene in Italia o in Calabria, insomma, sì. alla scoperta delle radici, spesso vuole visitare dei luoghi che di solito non sono attrazioni turistiche, esatto, ad esempio giusto. Il cimitero, vogliono andare a portare un fiore certo, magari che è un gesto di grande umanità, però certo. E quindi bisogna poi accompagnare queste persone al cimitero, oppure magari accompagnarle all'anagrafe per vedere certo, i certificati di nascita, scoprire quali erano le case dei nonni, quindi è veramente complesso, c'è tutto un contorno, esattamente, con grande attenzione, e bisogna effettivamente poi lì lavorarci bene, perché questa è una forma di turismo che non svanirà mai, perché quanti ancora oggi, quanti dei nostri stanno andando via, e questi, i figli, i nipoti di quelli certo. che oggi stanno andando via, vorranno ritornare per conoscere allora, i poi, luoghi. E poi mi fai pensare ad una cosa, quando giustamente facevi riferimenti a situazioni che sembrano non interessanti, ma invece lo sono, se io che vengo da fuori, sono andato in un luogo dove ho trovato un cimitero in cui ho potuto riconoscere i miei avi, tra l'altro ben accogliente, messo bene, poi sono andato in un comune ad un'anagrafe dove si sono mostrati attenti e le ricerche hanno dato degli esiti positivi, al di là di quell'occasione io poi ne posso ripetere in un futuro altre e comunque fare un tantam ad altre persone dove persone del turismo alle radici possono parlare e richiamare un ritorno anche in questo senso, per cui tutt'altro che non da sottovalutare. Aggiungerei una cosa, è vero che quando si fanno i calcoli turistici cosiddetti, no, che si fanno alla fine di ogni stagione, ogni anno, tutto è conglobato nel turismo, bisognerebbe per certi versi tenere distanti, ma proprio per capire quant'è la quota di un turismo delle radici sotto questo aspetto, per capire anche in termini di percentuali quanto pesa, questo lo dovrebbero fare i nostri famosi, i nostri nel senso di ogni luogo, amministratori e quelli che si occupano di turismo, invece di improvvisare alcune situazioni o di fare solo... Però ci arriveremo. È sempre positiva, giustamente lo deve essere, data l'età, la competenza, quello che fa, guai a vedere solo gli aspetti negativi. Una delle cose che ci piace di Deborah Calomino è il fare, non fermarci solamente ad una analisi di una situazione, in questo caso nell'ambito turistico, ma poi scendere nel fare. Io penso che devo fare attenzione qua nella nostra rubrica, perché con il suo fare
può darsi che fra qualche anno non la possiamo poi più avvicinare, perché ormai, avendo raggiunto certe situazioni, ci farà pesare il tutto. Bene, turismo delle radici, grande occasione umana, turistica messa insieme. Mai come oggi mi sono piaciute anche le altre, ma su questo ci siamo sganciati da un semplice aspetto modaiolo. Va bene? Contenta? Certo. E come sempre, evviva! Evviva! Proviamo con la nostra giovanissima pizzaiola Maria Teresa Boccuti per la rubrica, quale Maria Teresa? Pizza e vita. Pizza e vita, perfetto, che fa parte sempre della grande famiglia della trasmissione che è Gusto e Vita, e in modo particolare nella più grande rubrica, come si chiamano le nuvole? Nuvole fritte. Stava già pensando di come mangiare la pizza, quindi era sospesa, non sapendo che questa non è la pizza per celiaci. Abbiamo però la presenza della nostra biologa nutrizionista, però non è la sua rubrica, quindi possiamo pure dire delle cose di cui si arrabbia, Martina Parente. Sulla pizza però mi ricordo che tu eri piuttosto disponibile. A me piace tantissimo, adoro la pizza. Ecco, siccome, hai capito? Questa è la verità. Che siccome piace tanto alla nostra nutrizionista biologa, ci consente di questi esempi, battuta a parte, che ci hai portati notevolmente. Oh, voi sapete che talvolta sia fotograficamente che da un punto di vista di registrazione si preparano delle cose che poi non sono mangiabili, ma non perché queste le Maria Teresa le abbia attaccate con la colla, ma nella realtà raccontaci di queste tre pizze. Allora, abbiamo tre tipologie, tre gusti di pizza differenti, ovvero il primo pezzo è composto da dei friarelli che sono stati saltati in padella e della salsiccia stagionata. Poi abbiamo il secondo pezzo che ha una base con crema di zucca, della pancetta tesa e dei funghi porcini, mentre l'ultimo pezzo di pizza è composto da una burrata di bufala, dei datterini gialli semidrai e del polipo che è stato bollito. Ecco, quindi in questo caso hai notato, Jessica, non abbiamo la presenza del pomodoro. Tu che cosa mangeresti, al di là di poter essere naturalmente una pizza per celiaci? Vabbè, diciamo che io prediligo sempre la zucca e pancetta, però devo dire la verità che questa con il polpo un attimo mi ha... Ti intriga? Sì, intrigato, sì. Bisogna dire la verità. Adesso ascoltiamo alcuni riferimenti. Martina Parente, quale degustatrice e consumatrice? E poi come biologa nutrizionista? No, battute a parte, Martina, che combinazioni abbiamo qui? Come le vedi? Beh, sono tutte ottime combinazioni, sembrano anche molto, molto, molto saporite. Anche a me ispira tantissimo quella con il polipo. E a livello nutrizionale, così a colpo d'occhio, mi sembrano, per essere pizze bianche, così solitamente le consideriamo come pizze molto più caloriche, mi sembrano invece ben equilibrate, quindi non mi sembrano particolarmente ricche di mozzarella, per cui molto pesanti. Quindi devo fare i complimenti, mi sembrano esattamente ben equilibrate, quindi io le consiglierei tutte quante, eccetto vabbè, per la parte con la pancetta, però uno strappo alla regola ci può stare. Maria Teresa, ci è andata benissimo, perché non l'abbiamo preparata, io non le ho fatto vedere niente, anche perché non mi ricordavo che cosa avresti portato in tutto questo. Però naturalmente nella preparazione di pizze, che siano al fuoco a legna piuttosto che in quelli elettrici eccetera, la parte dell'impasto è importante, così come la farcitura. Per esempio, in questi casi che tipo di impasto hai preparato? Allora, in questo caso è un impasto con 48 ore di lievitazione ed è un impasto diretto. Ho utilizzato l'ho steso nella teglia e poi l'ho fatto cuocere e poi ho condito tutto, diciamo, a crudo. Quindi sia l'impasto che la farcitura sono importantissimi. In questo senso, Maria Teresa, è vero che spesso la gente prima dava poco importanza
all'impasto perché dava per scontato che fossero solo di un certo tipo, e invece adesso abbiamo delle situazioni decisamente molto più avanzate con le farine e quant'altro? Sì, esatto, è verissimo. Prima magari si usavano tipologie differenti, quindi si pensava, invece ora diciamo che il concetto sia un po' più c'è vario. Un'evoluzione, esatto, forte. Sì, sì. Però io ti vedo spesso, mi vedo nelle tue immagini oppure nelle, così, nella messaggistica professionalmente che ci facciamo, che tu spesso fai delle ricerche, quindi volutamente, non solo di gusto, sapori e incroci di diversi ingredienti, ma anche sul piano dell'impasto. Sì, esatto. Esatto, sì, sì. A me piace mantenermi sempre, come dire, attiva, quindi mi piace migliorare e andare sempre a conoscere. Certo, poi dipende se lo cucini, se una pizza va cucinata appunto nel forno a legna che è su alla tavernetta, esatto, piuttosto che da te in quello. Il forno elettrico che ho nella mia. Perfetto, capisco bene. In questo senso, tu l'impasto, no, tu innanzitutto impasto per celiaci. Impasto per celiaci rigorosamente. Quindi noi faremo una cosa, nella tua rubrica inviteremo Maria Teresa che ci farà capire, e tu soprattutto a lei, voglio dire, quanto è fondamentale fare un certo tipo di impasto, dividere bene le cose da pizza per chi non ha questi problemi e quelli per celiaci. Sì, anche perché poi suppongo che le farine sono assolutamente diverse, quindi hanno una lavorazione diversa, magari proprio per la composizione delle farine stesse. Quindi scendiamo nel profondità anche delle farine. Nel particolare, esatto. Ma possiamo in quel caso, invitiamo poi anche la nostra nutrizionista, perché là si scialerà, come suol dirci. Sì, sì, anche perché ricordiamo che lei pure è un pochettino intollerante al glutine, quindi mi fa compagnia anche nella mia rubrica. Insomma, come avete capito, me ne sono scelte bene, vedo. Maria Teresa, questa è la verità. Ovviamente il mondo della pizza dice di tutto e di più, e continueremo con Maria Teresa con tante altre occasioni, e come sempre un nostro grande evviva, evviva.